Le rose moderne sono quelle ottenute a partire dalla fine del XIX secolo fino ai giorni nostri dall'incrocio dei migliori ibridi ottenuti precedentemente e reibridati. Sono raggruppate in 14 suddivisioni. La prerogativa, che riguarda quasi tutte le rose moderne, in misura variabile, è la rifiorenza. Una tappa fondamentale nello sviluppo delle rose moderne è costituita dalla comparsa degli ibridi di Thea, ossia incroci tra ibridi rifiorenti, detti anche perpetui, e le rose Thea. La prima varietà di questo gruppo fu probabilmente la famosa La France, ottenuta dall'ibridatore Guillot e figli di Lione, in Francia, nel 1867, che aprì la strada alla creazione delle rose moderne rifiorenti. Attraverso un incalcolabile numero, inoltre, le rose moderne sono arrivate ad avere quasi 200 petali, oltre a una gamma di colori comprendente i gialli salmone, i pesca, gli arancio, gli albicocca, assolutamente sconosciuti nel catalogo delle rose antiche. Hanno solitamente un portamento variabile, di altezza e diametro intorno a 1,5 metri. I fusti sono spinosi o setolosi, con foglie lucide verde chiaro, formate da 5-7 foglioline ovate e seghettate ai margini.